Buongiorno a tutti gli spettatori della Stampa TV. Oggi partiamo da un dato economico particolarmente negativo per parlare di un fenomeno che riguarda lo Stato, ma anche tutti i cittadini italiani, ed è appunto il debito pubblico. Il debito, secondo i dati di Banca Italia di oggi, ha superato la quota dei 2.000 miliardi di euro, una cifra molto importante che, tradotta in maniera più semplice, significa 33.000 euro di debito per ogni italiano, come quindi se ogni italiano avesse in più un mutuo da pagare di 30.000 euro. Questo ovviamente paralizza lo Stato, che ha difficoltà a rilanciare gli investimenti, a rilanciare l'occupazione, e si trova bloccato sul lato della spesa. È un problema di cui ne discuteremo qui in studio con Alessandro Barbera, collega di Roma che è un esperto dei conti pubblici, che intanto saluto. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie. Senti Alessandro, io ho un po' di domande qui in studio, diciamo alcune più semplici, altre più in dettaglio. Ce ne sono arrivate tantissime dai lettori, proprio a testimonianza del fatto che la sensibilità su questo tema è cresciuta molto e ormai è chiaro che con un debito così insostenibile sia lo Stato non può andare avanti, ma anche gli italiani fanno fatica perché continuano a pagare sia sul fronte delle tasse che sul lato poi di avere meno servizi a livello di sanità e altri problemi. Io guarda, intanto partirei da una domanda semplicissima ma che è importante perché i lettori spesso fanno confusione, eccetera, quindi ti direi intanto qua di spiegarci, come ci chiede Enzo, qual è la differenza tra il debito pubblico e il deficit dello Stato, così intanto chiariamo questo primo passaggio. Più o meno si può fare un paragone che potrà sembrare azzardato, ma insomma è molto semplice. In una famiglia che ogni mese non ha i soldi per spendere più di quello che guadagna, è una famiglia che accumula un deficit mensile. Il debito pubblico non è che l'insieme dei debiti che la pubblica amministrazione accumula nel corso degli anni e che contribuiscono a formare il cosiddetto stock di debito. E lo stock di debito in realtà altro non è che tutti i soldi che lo Stato è costretto per finanziare il proprio debito a mettere sul mercato pagando l'auto interessi a degli investitori, che sono essenzialmente banche, fondi di investimento, che da tutto il mondo comprano tutti i giorni nelle aste dei titoli pubblici, comprano titoli di debito pubblico per finanziare, per permettersi di avere così tanti debiti. E senza che questo provochi delle conseguenze, come proprio che ben qualunque famiglia nella quale si fanno debiti. Senti Alessandro, ecco una domanda invece un po' più tecnica che però ci consente di capire perché è aumentato il debito nonostante le tasse che abbiamo pagato, la spending review, tutti i tagli e l'austerity che hanno fatto, che alcuni italiani si domandano ma come mai dopo tutti questi tagli il debito continua a salire? E Terry ci dice appunto, e qui poi ti lascio la parola. Ma era giusto arrivare a questi livelli di debito tirando fuori anche i soldi per salvare la Grecia, la Spagna e per salvare l'Italia? Chi tirerà poi fuori i soldi? Quest'ultima domanda è la domanda più interessante, perché il problema essenziale è questo: il debito sta salendo non perché stiamo continuando a spendere più di quello che guadagniamo, perché il nostro deficit pubblico c'è ancora, cioè ancora spendiamo un po' di più di quello che lo Stato guadagna con le tasse, però in realtà è poco, poca roba, stiamo attorno al 3%, che è quello che l'Europa ci impone. Il problema è un altro, il problema è che lo Stato non cresce, l'economia non cresce, quindi la gente paga meno tasse. E quindi ci sono meno entrate di quante ce ne dovrebbero essere. L'altra ragione è che stiamo pagando molti, stiamo in questo aumento del debito pubblico che è salito in maniera quasi abbastanza repentina di qualche decina di miliardi di euro, ci sono i soldi che stiamo pagando per
mantenere, per aiutare alcuni paesi europei in gravissima difficoltà ad uscire dalle secche. Sono gli aiuti che abbiamo dato alla Grecia, al Portogallo, all'Irlanda. Sono quasi 3 punti di PIL, circa 45 miliardi. E naturalmente siamo dentro un grande paradosso. L'architettura europea è fatta di solidarietà fra gli stati. Alcuni stati sono in difficoltà e noi che siamo lo Stato che insieme alla Spagna è quello più a rischio è costretto a tirare fuori, proprio perché siamo un grande paese, più di quanto ci potremmo permettere di fare. La risposta a questo apparente paradosso è che se un giorno noi dovessimo avere, come è possibile, ahimè, che accada, bisogno di aiuto da parte dell'Europa, quelle stesse persone che oggi danno dei soldi, che ricevono dei soldi da noi, li daranno per aiutare noi ad uscire eventualmente da una situazione di crisi finanziaria. Bene Alessandro, ecco, poi ho una domanda da Geppo sul confronto internazionale e la speculazione. E ti spiego. Se gli Stati Uniti hanno 12.000 miliardi di euro di debito e il Giappone 11.000 miliardi, quindi ben sopra quello dell'Italia che ricordiamo è poco sopra i 2.000 miliardi, perché investitori, speculatori se la prendono con la povera Italia? Perché il punto, e questo deve rassicurare chi si sente oppresso da 2.000 miliardi di debito pubblico, questo dimostra che il punto non è quanto debito pubblico abbiamo, ma quanto è sostenibile il debito pubblico che noi abbiamo, cioè quanto è sicuro l'emittente Italia che chiede, che emette delle obbligazioni e paga degli interessi per queste obbligazioni. Quanto più l'emittente, lo Stato indebitato, è credibile, solvibile, quindi quanto più gli investitori hanno la sensazione che quello Stato è in grado di assolvere ai prestiti che chiede, tanto più sarà basso il rischio che gli viene fatto pagare, quindi anche gli interessi che vengono pagati su quei titoli. Gli Stati Uniti e il Giappone, per motivi diversi, sono due paesi considerati estremamente solvibili. Quindi, nonostante abbiano un debito pubblico, il Giappone è estremamente più alto del nostro, quasi il 200% del PIL. Gli Stati Uniti ormai sono prossimi al nostro livello di debito pubblico, stanno attorno al 100%, ma c'è chi dice che in realtà se ci mettessero dentro anche i debiti dei singoli stati sarebbe anche più alto del nostro. E questo è il motivo per il quale paesi così tanto indebitati, ma considerati molto solvibili, riescono a finanziarsi senza grosse difficoltà sui mercati. Bene, sì, poi è anche vero che il Giappone rispetto all'Italia ha il vantaggio che il debito è in mano soprattutto ai giapponesi e non agli stranieri, quindi è meno soggetto agli attacchi della speculazione. Questo in parte vale anche per noi, perché circa metà di quel debito è in mano essenzialmente agli investitori italiani e alle banche italiane. In Giappone, mi pare di sì, credo abbia ragione tu, è molto più alta la quota del debito, del debito, diciamo, che gli Posseduto, sì. stessi Ecco, giapponesi possiedono, e quindi questo naturalmente abbassa la quantità di rischio. poi c'è una domanda molto, molto interessante che Fagino giustamente dice: di fronte a questo ulteriore dato, com'è possibile che la politica non faccia una cura drastica per abbattere il debito? Ci sono delle ricette? Quali sono? Ce ne sono tante, ce ne hanno proposte in tanti. C'è chi è convinto che il governo non ci senta da quell'orecchio. La proposta più interessante è essenzialmente quella che passa dall'impacchettamento di una parte consistente del debito pubblico e dalla sostanzialmente uscita di parte di questo debito dal perimetro della pubblica amministrazione. Il punto è che da parte del Tesoro, di chi si occupa di queste cose quotidianamente, si dice che sostanzialmente sono soluzioni illusorie, che in realtà non esista una vera soluzione a questo problema, che in realtà l'unica vera soluzione, e per la verità questo è quello che suggerisce anche la Banca d'Italia, l'unica vera soluzione per far sì che il debito scenda in maniera rapida e costante è avere una crescita del PIL costante e alta. La Banca d'Italia calcola che se fosse circa il 2% l'anno, come lo è stato negli anni 90, si potrebbe far scendere il debito di 2, 3, 4 punti ogni anno. Il punto qual è? Ed effettivamente è avvenuto così negli anni 90, sotto il governo Prodi nel 1996, credo che, non ricordo male, ci avvicinammo attorno al 100%, andammo per un qualche mese anche sotto il 100% del PIL. Il problema che oggi abbiamo di fronte è che purtroppo le prospettive di crescita dell'economia italiana e dell'economia europea sono molto blande. C'è chi dice che di qui al 2050 la crescita media dell'economia italiana ed europea non sarà superiore all'1,4%, e quindi un dubbio su se
la crescita sarà mai abbastanza alta da permettersi di abbattere questo debito a colpi di crescita, cioè quindi a colpi di aumento del PIL, è effettivamente un dubbio che dobbiamo avere. Il governo qualcosa ha cercato di mettere in piedi, ma è tutto molto complicato. Alessandro, dall'altro lato, oltre a agire sulla crescita, qualche tentativo si faceva sulle dismissioni, no? Ricavare qualcosa dalla vendita dei beni pubblici, anche quella può essere una strada. Il governo, diciamo, in realtà la verità è che non c'è rimasto moltissimo da vendere, cioè che di circa 2.000 miliardi di debiti, se anche vendessimo tutto quello che potremmo vendere, potremmo mettere insieme forse 400 miliardi di euro, 500. Ma comunque il governo ha messo in cantiere un progetto, che è quello di vendere sostanzialmente molta parte dei beni della pubblica amministrazione che stanno negli enti locali, cioè sostanzialmente degli immobili che possiamo vendere, non stanno al centro, a Roma, nei ministeri, ma è in periferia, nei comuni, nelle province, sono immobili che i comuni stessi devono vendere, perché ormai la quantità di beni immobili che sono di proprietà dello Stato in quanto tale non supera i 50 miliardi, altri 300 miliardi di immobili stanno nei comuni, sono di proprietà dei comuni e quindi sta ai comuni venderli. È un processo molto lungo, di per sé non garantisce grandi risultati, comunque se non nel lungo periodo. L'altra strada è vendere quel che resta delle partecipazioni pubbliche, ma qui la strada che il governo finora, quello Berlusconi e il governo Monti, ha intrapreso è quella di dire in realtà non va bene, non possiamo vendere questi beni, ciò che resta delle nostre quote in Eni, in Enel, in Finmeccanica, la proprietà della RAI. Si dice non è detto che queste vendite valga la pena farle, perché in tutto queste partecipazioni valgono un centinaio di miliardi e comunque la situazione del mercato è tale per cui venderemmo a cifre non convenienti. Certo. È un discorso criticabile, ma è la scelta che se ne è stata fatta, chissà se il governo Bersani prenderà una strada diversa. Sarà il governo Bersani, infatti, il dibattito Bersani. È molto acceso. Bene, ringrazio Alessandro Barbera, il nostro collega della redazione di Roma, esperto di conti pubblici. Ringrazio tutti gli spettatori della Stampa TV e do appuntamento a domani con un nuovo tema del giorno. Grazie a tutti.